Ecco, azienda agricola Tavazzani, praticamente ci hanno fatto il comitato di benvenuto, stanno dicendo che ci passano sopra con i trattori, noi intanto comunque ci stiamo posizionando in modo da non ostruire il passaggio, perché dicono che noi ostruiamo il passaggio. Ecco, quelle persone lì sono gli agricoli con praticamente la questura che è intervenuta. Ecco qua, adesso ecco qua, ecco qui. Ok. Andiamo a vedere un attimino gli agricoli cosa dicono. Non mi fa la connessione. Non mi fa la connessione. Allora, questa qua è l'azienda agricola. Ecco, vediamo qua che stanno arrivando, penso, i rinforzi degli allevatori. Ecco qua, sono gli animali. Oh, hanno chiamato i rinforzi. Cosa saranno, i tifosi dello stadio? Chi lo sa, chi lo sa. Beh, interrompiamo la diretta, così iniziamo a mettere su il materiale. Non vi basta, non ti sono mosso. Non provocare. Ma loro sono venuti qua. Se provochi si arriva allo scontro. Sì, vero. Se provochi si arriva allo scontro. Vero. Allora, se un conto è parlare, un conto è provocare. Se tu inizi a provocare, a parte che vai nel passi dalla parte del corpo. Ok, ma loro si sono già organizzati. Sono già organizzati. Ma io te lo sto chiedendo per cortesia. Sì, sì, ma no, ma infatti io ti ascolto. No, per poco fa non mi hai ascoltato. Perché lo so. Quindi cerca di usare il cervello, c'è un bambino piccolo. No. Te Ugo, volevo farti la foto con questo qua di davanti. Mamma mia, ma questi qua vivono come gli accampati, tutti insieme. Hola, ciao! Oh, dei ragazzi giovani finalmente! Sto filmando, lei? Sì, non puoi filmare. Perché no? Vuole sì, se mi fai vedere la privacy dei tuoi pantaloni. No, i pantaloni. I pantaloni. Maria, se volete fare i duri perché siete giovani, non è un problema. Non provocare. Ha parlato troppo prima. È super. Qui! Mi vuoi dare uno schiaffo? No, non ti do lo schiaffo io. Ci penserà qualcun altro. Sì, ok. Oh, minaccia aggravata davanti al pubblico ufficiale. Minaccia aggravata, ci penserà qualcun altro. Sì, sì. Vuoi vedere che i tuoi amici dello stadio ti vengono a trovare? Ascolta, noi non ti proibiamo, non ti obblighiamo a mangiare carne. Io mica registra ti sto, quello che ti, ti sto dicendo. Obbligando a mangiare carne. Io non ti sto obbligando a mangiare carne. Io ti sto obbligando a non mangiare. Ma tu non obbligare noi a smettere di lavorare. Ti sto obbligando a non mangiare. Ma ti sto. Stai in silenzio. Ti sto stai in silenzio. Ma tu non mi puoi dire stai in silenzio, perché io parlo come stai cazzo voglio. Hai capito? Cioè tu non ti rendi conto. Tu pensi che perché noi siamo delle mucche noi, lo sai? Non ti posso neanche dire cosa facciamo noi, perché se no. Guarda! Sai chi sono questi signori? Sai? Hai mai sentito di gente che entra negli allevamenti e spacca il culo agli allevatori? L'hai mai sentita parlare?
Spiegami. Ecco, fila, a cuccia. Un po' delle cerchie, ma gli ha detto vai. Provoca lui. Ma per prendo i soldi, scusa. Mi interessano i soldi degli incentivi, no? Scusa, li prendete voi, me ne girate qualcuno anche a me, no? Se lo tiri fuori te lo succhio, dai. Fammelo vedere. È il momento di succhiare il cazzo. Vabbè. Smetto di fare il ridicolo. Mi dice succhiami il cazzo. Io ho detto dirlo fuori. Fanno la contromanifestazione, oh. Sono dei grandi. Allora, qui sempre all'allevamento Tavazzani. Allora, i signori qui hanno preso un bovino e gli stanno facendo fare la manifestazione non autorizzata. Ma non ce l'hai con la Skype? Con quel telefono? No, ne ho tanti telefoni. Quanti ne hai? E beh, perché una diversi. Al passo, subito! So che sono a posto, non dai. Non sono a posto. No. Sa, ma lascia perdere la roba. Ascolta. Ascolta, la cosa a livello veterinario noi non ci interessa. A noi a livello veterinario non ci interessa. Ci interessa che questi signori vengano denunciati per violazione del TURPS. Fine, basta. Non era per altro presidio stadio, andiamo in corso. No, in corso. Ma no, non è alle mucche, per far vedere l'azienda agricola. Per forza, va bene, ciao. Signora, guarda questo bel cartello. No, peccato, glielo regalavo. Oh, eccoli, quei duri. Ho visto quei duri. No, vieni qua, ma vieni qua, non andare via. Ma vieni qui, ma dai te, vieni qui, dai, invece di minacciare. Altri contromanifestanti che arrivano, ma noi ce l'aspettavamo. E quindi non registriamo, ma mandiamo direttamente tutto su un cloud, così sono tutti registrati. Parlare io Italia parlare poco sì, dopo amico parlare. Ah, ok. Metto tu fai nivo number. Metto number. Mamma mia. Metto number. Che soggetti. Ercole. Number sì. Tu. No, ah, ok, il mio numero. Dopo perché amo amico parlare Italia. Sì, ok, perché tu non contratto di lavoro, vero? Contratto, sì. Contratto. O no hanno. Sette. O no hanno contratto. Ah, ok. 7 anni io vi lavoro. Hai lavorato per 7 anni e da un anno ti hanno fatto il contratto? Sì. Ah, ok. 347 83 06 210. Questo come Iarei, vieni. Tieni. Questo sì, qua okay. È il mio numero. Dopo okay. Che chiamo? Sì, dopo chiama tu tranquillo. Ok. Ciao. Aspetta, vieni a sentire che bella. C'è il signor Ciocca? Ah, ok, prende. Allora, dopo possiamo parlare. Va bene. L'arbitro ha fischiato. Comunque, allora... Ciocca! Ma la UAC è meglio!
Vabbè ragazzi, però non deve diventare un contesto politico. Io ho detto è uno parlamentare lì della Lega, ma per parlarci, non per parlare di politica. Ok, sì, però se smettete di fischiare potete capire perché siamo qua. Comunicazione intelligente! No, perché devono ascoltare, no? Vabbè, dai, iniziamo a parlare. Allora, no, no, ma dato che c'è un europarlamentare o quello che è, saprà benissimo che in Italia, ok? E lo sapete anche voi della Lega che qua siamo in Italia, vero? Dato che una volta eravate per il tutti i soldi alla Lombardia, poi tutti i soldi al nord, adesso teniamoci i soldi in Italia, siete solo degli ipocriti, leghisti, solo degli ipocriti siete. E comunque... possiamo manifestare perché ce lo permette la legge, ok? E perché lo dice il buon senso, lo dice la giustizia, ok? Noi non siamo solo contro la mucca ercolina portata in giro per l'Italia o la mucca dipinta e portata tra la folla a Milano, noi siamo contro tutti gli allevamenti. E tra qualche anno arriverà la carne coltivata, non saranno gli animalisti a spazzarvi via, ma sarà la carne coltivata che ne dicano i leghisti, non si può fermare il progresso, è più facile fermare i leghisti, molto più facile. Allora, noi siamo veramente sconcertati, soprattutto da lei che è un politico, perché la Costituzione italiana autorizza le manifestazioni. Lei sta facendo praticamente l'opposto di quello che è, ovvero lei non consente alle persone di manifestare. Quindi questo si... Oh, Veronica, cazzo! Ecco, guardate, siamo qua all'azienda agricola Tavazzani. Guarda caso ci hanno fatto il comitato di benvenuto, ma a noi ci interessa ben poco. Ecco, guardate, guardate.